Signore sia con voi e con il tuo Spirito dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scrivi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero, a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, Videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Com'è bella questa pagina di Vangelo, la visita dei magi a Betlemme, che conosciamo in pratica a memoria. Tanto è nota, tanto ha ispirato l'arte, il teatro, le tradizioni. Certo, la domanda, specialmente nei secoli scorsi, si è posta anche in modo drammatico. Ma è la verità? O è una favola? Eh, pensate, adesso le posizioni si sono abbastanza chiarite, quante discussioni attorno al Gesù della storia e al Cristo della fede. Eh? Uno dei grandi esponenti di questa questione fu un certo Rudolf Bultmann, il quale arrivava a dire del Gesù storico sappiamo poco o niente. Sappiamo che è esistito, d'accordo, ma non possiamo dire granché. Tutto quello che si dice nelle chiese è frutto così della poesia di una teologia che ha divinizzato quel personaggio che ha inventato che ha soddisfatto i desideri del cuore. Ora ma è la verità questo Vangelo? No. Guardate, beh è una questione che abbiamo affrontato già altre volte, è chiaro che la Sacra Scrittura non è il Corriere del Ticino, i Vangeli non sono una cronaca come intendiamo noi, ma non sono neppure una fiaba. Cosa sono? Sono un discorso sapienziale, teologico, anche poetico sono una testimonianza di fede, che non significa che alla base non ci siano eventi storici. Guardate, vi racconto una storiella eh, semplicissima, ma che ci aiuta a capire la differenza. Mesi fa una coppia in attesa di un bambino che poi nascerà, sarà una bambina, l'incontro per preparare il battesimo e mi raccontano un po' la storia, lui, il papà, e mi dice, sai, la nostra bambina è nata con tanti giorni di anticipo, che spavento. Io lavoravo a Zurigo e mi telefonano, guarda che la tua moglie è già in maternità e sta per partorire. Ho sentito scoppiarmi il cuore. Ho preso la macchina. In un lampo sono arrivato a Lugano. Quando sono entrato ho preso in braccio la mia principessa e mi sono messo a saltare di gioia. Ecco, pensate, in un fatterello così, quanti simboli, quanti... Scoppiare il cuore, ma no, hai mica preso un infarto. Con la macchina in un lampo, sì, ti avrebbero ritirato i permessi subito. Eh? Ho preso in braccio la mia principessa, ma non è mica la, 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 la figlia di Elisabetta Regina, eh? e mi sono messo a saltare di gioia. Non penso che si sia messo a saltare eh? con un neonato in braccio. Questo uomo ha detto la verità o no? Certo che ha detto la verità, ma l'ha raccontata nello slancio dell'amore. Non ha esposto una cronaca piatta. Ecco, questo ci aiuta a capire come il Vangelo, tutta la Sacra Scrittura, non è una cronaca piatta. E al Vangelo... Che abbiamo ascoltato questa mattina, non interessa dire che strada hanno percorso i magi. Ma pensate un po': una stella che si posa su una capanna. Ma è impossibile, ci sarebbe uno sconquasso cosmico. Ma cosa ci fanno tre saggi orientali a Betlemme? Se hanno avuto udienza da Erode avranno avuto un seguito di servi, soldati, portano loro l'incenso e la mirra a, a, a questa povera famiglia, ma assomiglia molto a una favola. Ma non è una favola. Matteo, eh, che cosa vuol farci capire? Raggruppando, mettendo in ordine elementi storici indubitabili, perché questo bambino è nato, non è un mito, è un bambino vero che è nato, mette insieme un insegnamento, una teologia, soprattutto per i suoi connazionali ebrei. Matteo continua a citare la Bibbia, perché vuole convincere i suoi connazionali ebrei ad aprirsi a una consapevolezza nuova ad aprirsi al Vangelo di questo bambino che supera le barriere hm, della religiosità ebraica. Il Vangelo si apre al mondo intero. Ha fatto fatica la prima chiesa che era formata tutta da ebrei ad aprirsi al mondo intero, ai cosiddetti pagani. Ecco perché Matteo mette in scena questi saggi orientali. Guardate che magi è una parola gentile per dire, sapete che cosa? Machi, stregoni, idolatri. Una parola che l'antico Israele aborriva. La stregoneria era punita con la morte. Chi faceva la magia era, era visto come un bestemmiatore. Questi maghi che vengono dal lontano Oriente per dire tutto il mondo, che la tradizione, questo non lo dice il Vangelo, la tradizione ha, ha presentato come uno bianco l'Europa, uno giallo l'Asia e uno nero l'Africa. Certo non c'è l'America, non c'era ancora. No, c'era già, ma va bene. Per dire l'universalità della salvezza. Perché proprio maghi, e certo studiano il cielo, sono astronomi, astrologi, ma si capisce che la vera luce non è, non è una stella apparsa in cielo, o la cometa di Halley o qualche altra, ma che la vera luce è Gesù. Eh? noi lo cantiamo, astro del ciel, pargol divin. Eh? E proprio loro sono chiamati alla culla di Betlemme. Non ci sono i sacerdoti ebrei, gli scribi del popolo. Questi pagani disprezzati come idolatri, come senza Dio, precedono quelli che si credono gli eletti, i prediletti da Dio. Perché Dio privilegia tutti, ama tutti. Certo che Israele è stato scelto, ma è stato scelto non contro gli altri popoli, ma per gli altri popoli. E possiamo quindi dire che... E leggendo Israele, Dio ha eletto il mondo intero, tutti siamo Suoi figli, tutti chiamati alla salvezza in Gesù. Gli portano l'oro, l'incenso e la mirra: sono i simboli della consapevolezza di fede. L'oro, il metallo dei re, questo bambino è re, che domina eh, non con la potenza di Erode, ma con la potenza di dell'amore, l'incenso che si brucia nel luogo sacro, nel tempio, perché questo bambino è Dio. La mirra è un segno profetico della Pasqua, indica già la morte e la risurrezione di questo bambino. Con la mirra eh, si ungevano i corpi dei cadaveri, anche Gesù sarà cosparso di mirra quando viene staccato dalla croce e dalle pie donne. Questi magi, questi maghi pagani senza Dio, ma pensate che messaggio attualissimo oggi. Tutte le culture, anche quelle che non ci sembrano molto ortodosse, addirittura perverse. Perché non corrispondono alla morale evangelica, tutte possono incontrare e sono chiamate all'incontro. I magi percorrono una via di superstizione, non so, potremmo dire così, attraverso l'astrologia. Ma il Signore scrive diritto anche eh, su righe storte. Interessante l'annotazione che Matteo fa, ma è un Vangelo da, da, da centillinare in ogni parola, l'ultimo versetto del testo, avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Cosa vuol dire? Per un'altra strada. Sì, per scansare Erode, il quale fa il doppio gioco, eh, vuole uccidere il bambino, non andare a rendergli omaggio. Però c'è anche questa idea, non percorrono più la strada di prima, la strada della superstizione, la strada dell'adorazione dagli astri, per un'altra strada, adesso che hanno incontrato la fede in Gesù. Ditemi voi se in un tempo di pandemia... Che ci ha costretti a sentirci più che mai una comunità, e forse, non so, per la prima volta a pensarci bene, che l'umanità si sente, sì, dentro una prova terribile, si sente però una cosa sola, una sola famiglia, ci piaccia o non ci piaccia. O ci salviamo tutti assieme, dandoci una mano gli uni gli altri. Mettendo assieme le nostre risorse, le nostre intelligenze, eh? o se ci chiudiamo ognuno nella propria isola, nel proprio riccio, periremo tutti. Eh? Ecco, ditemi voi questa consapevolezza, magari che sia fatta avanti in negativo, se non ci porta a capire qualcosa del progetto di Dio di affratellare tutti i popoli nel suo Gesù? Papa Francesco cosa dice? La Chiesa si trova oggi ad affrontare situazioni profondamente mutate, per esempio la situazione di minoranza, il pluralismo religioso e culturale la mobilità sempre più generale che sembra impedire ai gruppi umani di farsi comunità, di porre radici e di crearsi tradizioni. Sì, ci sembra che gli eventi ci abbiano spogliato di tutto, ma il Papa continua. Ma è altrettanto certo che queste medesimi situazioni costituiscono anche delle opportunità per profondi cambiamenti. Noi oggi ci troviamo non tanto in un'epoca di cambiamenti, ma nel cambiamento di un'epoca. Non si tratta quindi di adattare il Vangelo a situazioni nuove, ma di ripensare e di riscoprire il Vangelo all'interno di queste situazioni nuove. È diverso. Ma noi siamo cristiani da duemila anni e dobbiamo imparare anche da altre culture e religioni. Ma noi abbiamo la verità che è Gesù, sono loro che devono cambiare. Guardate che questa è un po' l'idea. Ma noi non possediamo la verità. È la verità a possedere noi. È diverso. Perché anche conoscendo la verità, se non ci sottomettiamo a questa verità e la impugniamo come una spada, questa coscienza di identità perversa ha portato alle crociate, ha portato ai roghi alle streghe, ha portato alle intolleranze. No, è la verità che possiede noi. E in tutte le culture, se Gesù è il verbo che illumina ogni uomo, c'è una traccia di lui. Questi sono discorsi nuovi, eh? Discorsi nuovi. Il Vangelo ci è giunto attraverso... Il pensiero greco che abbiamo visto quasi come intoccabile, ma, ma Aristotele, Platone, Tommaso d'Aquino, non sono tutta la verità. Ci sono teologie africane, teologie asiatiche, latinoamericane. Ogni cultura ha dentro la luce divina che dobbiamo cogliere. Tutte le strade, anche quelle tortuose come quelle dei magi, se percorse con umiltà e sincerità, portano a lui. Qui si apre un discorso meraviglioso. Quindi il nostro non è un tempo vuoto, perché le chiese possono ospitare solo 30 persone, non è un tempo di, di, di sosta per la Chiesa impossibilitata eh, a, a, a servire come ha fatto in mille, in mille attività. Questo silenzio, guardate, magari è il silenzio dell'esilio, come gli ebrei a Babilonia, dove il Signore parla più che mai e Israele cresce in una consapevolezza nuova. Ecco l'Epifania. È la festa della manifestazione di Gesù al mondo. Le frontiere della Chiesa eh, sono piccole. Il Signore non conosce frontiere. Lui arriva al cuore dell'uomo ancora prima dell'azione della Chiesa. Ci precede il suo dono di salvezza. Certo, noi siamo chiamati a a collaborare in suo nome, a, ad essere suoi discepoli, ma, ma lui rimane il Signore, il Capo della Chiesa e l'unico Salvatore del mondo. Epifania è la festa dell'ampiezza sconfinata che ci aiuta a capire quanto è grande la salvezza, il dono d'amore che Gesù, figlio di Dio, ha portato sulla Terra.